Ciao ragazzi, buon lunedì a tutti e buon inizio di settimana a tutti quanti. Settimana che porta a Carnevale, per cui sarò impegnato anche là, ma cercherò sempre di tenervi aggiornatissimi su tutto ciò che riguarda la Juventus. Sarà una settimana ricca di impegni. Ho cercato un professionista interessante che ha trovato alcune situazioni un po' particolari, il lato plusvalenze, Fabrizio Bava. L'ho cercato, insomma, per mail. Mi ha dato il suo numero di telefono, ci accorderemo e magari faremo un contenuto insieme per parlare di quell'aspetto là. Cosa succederà alla Corte di Collegio del CONI? Ho letto alcune indiscrezioni, una Juve che si è rivolta ad altri professionisti, tale Clarizia. È nata poi qua una narrazione legata a una sorta di compromesso Juventus, giustizia sportiva, riduzione dei punti. Voglio parlarvi anche di questo, parleremo del campo. Insomma, ieri comunque si è giocata Juventus-Fiorentina. Io ho visto 50 minuti, comunque ringrazio ancora DAZN. Grazie. 40 e passa euro al mese, splittati in due. Ve l'ho detto che io l'avrei tenuti perché mi serve per guardare gli highlights delle altre squadre, per arricchire un po' la mia visione calcistica, per rivedere la partita, per fare un sacco di cose. E devo essere sincero, ragazzi. Non ho potuto vedere nulla in presa diretta e la cosa mi ha scocciato e non poco. Ho tutte le chat conservate, domani farò reclamo. Vediamo se un po' iniziano a cambiare le situazioni perché non è possibile una roba simile. Voi mi avete detto in due, no, dovete essere nello stesso nucleo, no, quello è con l'abbonamento base. Se avete l'abbonamento plus, potete essere due cioè si può essere in connessioni differenti e si possono vedere con due dispositivi in contemporanea, ma dettagli, ci arriveremo. Detto ciò, tante cose da dire in questo video, vi invito a mettere like al video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Come sapete, leggo molto spesso ormai Christian Belli, che è uno che ci sta aggiornando molto bene su questo aspetto legato ai vari processi, a tutte le situazioni incasinate. C'è stata anche una narrazione che ho letto e a me è sembrata strana perché non tornavano i conti, c'è cioè una roba un po' cervellotica. La Juve si rivolge a dei nuovi avvocati, tra cui tale Clarizia, che gode di infinita stima da parte di chi sta al CONI perché ha collaborato con Malagò, perché è stato in mezzo a un sacco di situazioni questa figura professionale allucinante, una sorta di avvocato mediatore che ha fatto veramente delle robe allucinanti. La Juve l'ha ingaggiato, quindi nuovo interlocutore per cercare di ammorbidire un po' le posizioni, a quanto pare, del Collegio del CONI e per cercare di arrivare a una sentenza favorevole, a un ricorso favorevole. Questo è quello che ci è stato detto. Secondo alcuni giornali, la ricostruzione che è stata fatta è la seguente, ovvero la Juventus doveva andare al Collegio del CONI, chiedere di rimandare indietro alla Corte d'Appello, di nuovo il tutto con le sentenze nuove, eccetera, con una sentenza nuova, riscrivere il tutto. In che modo? Perché poi non si entra nei termini reali, ridurre la pena di 10 punti, quindi solamente 5 punti di penalità, in attesa poi ovviamente del secondo filone. A me ragazzi è sembrata strana sta cosa. Una roba simile è fattibile solamente nel circolo del golf, nel circolo insomma, dove le regole, sì, è un ordinamento che viene riconosciuto dalla legge, però insomma, alla me l'arrangio, cioè c'è trattative così molto banali. Poi vi dico la mia idea in generale, però fatto sta che un pochettino Christian, dal posto che scrive, si discosta da questa narrazione perché la vede un po' anche lui distorta, ma Clarizia è un interlocutore gradito al CONI, quindi ciò significa che le posizioni si possono ammorbidire, non sappiamo come ancora perché è tutto da capire, ognuno si fa la propria idea. Ma tale Clarizia è insomma la chiave per cercare di attenuare un pochettino la situazione dal punto di vista della giustizia sportiva. Ora, io aspetto, però ragazzi, posso dirvela una roba? Cioè, questa situazione è figlia di una mancanza di regolamentazione, di regole chiare, di trasparenza, di lucidità. È un po' la situazione che si verifica dove, ve la faccio molto breve. Questa è una sentenza politica che si risolve in che modo? Con la politica. C'è poco da fare. Cioè, il regolamento viene dopo piegato in base a necessità, interlocutori e dialoghi. È così. E mi ricordo un po' i regolamenti, ragazzi, che ci sono nelle varie sezioni politiche dei vari partiti. Quando uno deve candidarsi, l'appoggio di uno, l'appoggio dell'altro. Ah, ma conta più quello, conta più quell'altro. Bisogna fare delle alleanze per cercare di
uscire fuori dal contesto della sezione, di farsi avanti, bisogna trovare il sostegno di Tizio, Caio, Sempronio, cioè sempre questo continuo dialogo, sempre questi continui alfieri, appoggi che ti vengono a creare la base consistente per una battaglia effettivamente vincente. E lo si sa dal principio, perché una volta che tu hai quei 4-5 personaggi sotto e tu sei il rappresentante e tu hai accordi con loro e tu devi fare determinate cose una volta che sei su, eccetera, quando hai l'appoggio, quando ti sei creato la mini lobby, la chiamo così, per uscire fuori, boom, magari vai in politica, prendi il posto e riesci anche ad accontentarli. Funziona così, la politica è un po' così, ragazzi. Non ditemi che non è vero. Cioè, se poi fate parte di grandi città e siete dei cittadini normali, che avete una vita qualunque come il sottoscritto, in questo momento bene. Però io ho anche un passato nel mio paese, so benissimo come funziona là, le varie candidature, che devi avere un certo appoggio di una certa famiglia, di una... Fai la conta dei numeri e dici: ho buone possibilità di passare a consigliere. Se sono consigliere, poi magari dovrò rendere dei favori non per forza illegali, anche seguendo un regolamento che mi consente però di spingere quelle pratiche un po' più veloci. Ecco, il classico savoir-faire italiano. Questa roba è quello che si verificherà probabilmente, che la giustizia sportiva a me un po' fa ridere. Perché da un ente simile che dovrebbe cercare di governare un business che ha una marea di soldi dietro, gestito in questa maniera, io capisco il circolo politico, il circolo del golf, il circolo del padel a cui faccio parte, non capisco che venga gestita così, però signori miei, la giustizia sportiva. Detto ciò, troviamo Clarizia, ne usciamo da questo ginepraio, benissimo, sono stanco, me ne frego, cioè io guardo la mia squadra e basta, poi non vedo l'ora che però le cose cambino, perché poi dopo, una volta che è finito la Juve, nel bene o nel male, io ragazzi la battaglia nel bene l'ho fatta sulla giustizia sportiva, per me la giustizia sportiva è da rivedere, da cancellare, resettare, da rifare da capo, perché non è giustizia, è un processo sommario che basta poi al terzo grado di giudizio una presenza un po' politica così che attenua le situazioni. Ma veramente così? Cioè, io mi auguro di no, poi vedremo un po' lo svolgimento. A me pare un periodo di sì, anche guardando il passato. Situazioni gravissime, falsi in bilancio, passaporti falsi, altre mille situazioni mai riviste, mai, cioè quelle situazioni sbrogliate alla grandissima, in scioltezza, plusvalenze lecite, abuso di plusvalenze, meno 15 punti di penalizzazione, e la madonna, cioè, manco avessero, che ne so, pagato una mazzetta all'arbitro per dire fischiamo un rigore, cioè una roba di questo tipo che dal punto di vista sportivo e intuitiva dici ha pensato di fregare la partita in qualche modo, no? Vediamo che cosa succederà. Fatto sta che è questo l'andazzo in Italia, ne dobbiamo prendere atto, vi sto buttando così pilloline, non sto dicendo che accadrà questo, non sto dicendo che così, ma se effettivamente sta persona qua serve ad ammorbidire le posizioni, significa che non è più una questione di regolamenti, ma degli interlocutori che vanno lì a risolvere la situazione. È un po' come si manda un mediatore per risolvere determinate situazioni di contrasto, uguale, cioè una situazione simile, però alziamo le mani e freghiamocene altamente di quel che succederà, ovviamente se le cose andranno bene. Se le cose andranno male significa che c'è qualcosa che non quadra anche a questo punto, però ecco, questa è la situazione a quanto mi dicono e io ve la riporto da cittadino, ovviamente vi posso dire capisco l'andazzo, non lo condivido, punto, e ve l'ho detto, la riforma della giustizia sportiva va fatta perché così fa cagare. Punto. Sembra veramente, ripeto, un circolo sportivo piccolino dove la conoscenza del tizio ti consente di superare qualsiasi attrito o situazione negativa. Punto. Questo è. Per quanto riguarda la situazione Juve, quindi l'atto ricorso al collegio del CONI, bene. Poi quella dell'inchiesta stipendi, vediamo, perché magari si ammorbidisce anche quella. È una situazione un po' più complicata quella, dove la Juve se effettivamente era non ha dato queste scritture private alla FIGC eccetera,
il rischio effettivamente è quello di andare incontro a una penalizzazione, però sapete, molto spesso ci sono i patteggiamenti, ci sono altre situazioni, questo è quello che scrive Christian. Poi ho dato delle mie posizioni molto, in maniera molto greve, molto grezza, non sono sue parole, lui ha detto c'è questo Clarizia, che è una persona importante, che insomma, ha spiegato il suo pedigree, e io la mia idea che mi sono fatto è che bisogna arrivare a un dialogo politico essenzialmente tra le parti per cercare di risolvere la situazione, dove il regolamento è una cosa che passa in secondo piano. Quindi questa è la sintesi. Per quanto riguarda il resto poi vediamo. Per quanto riguarda il campo, ragazzi, è difficile parlare di campo. Io ve l'ho detto, non sono contento di Allegri, non sono contento dall'anno scorso, quest'anno non è cambiato nulla, ora c'è questa aggravante ed è inutile star lì anche ad aggravare la situazione o a mettere il dito sulla piaga per quanto riguarda la situazione allenatore. Io lo cambierei l'anno prossimo, ma ragazzi è inutile puntare il dito solamente su di lui perché è troppo banale. Da quanto esce dalle intercettazioni e da quanto si è visto poi effettivamente nelle scelte, ci sono delle responsabilità importanti da parte della dirigenza, una dirigenza disunita che ha fatto delle scelte scellerate, portate anche forse dall'emotività, dalle lotte intestine eccetera, che non hanno fatto che portare diverse correnti e cambiarle anno per anno. Basti pensare alle guide tecniche che abbiamo preso, da Allegri a Sarri a Pirlo al ritorno di Allegri. Cioè, questa roba qua ve la dice lunga sul fatto che non ci sia unità di intenti già da lassù. Ed è la prima cosa che ho detto, l'importanza della dirigenza è nell'unità di intenti, di progettazione, di fare delle cose, di essere completamente coesi. Poi ci può stare la voce di dissenso unicamente legata ad una situazione singola, non a una situazione gestionale, non a una tipologia di gestione che non piace, perché a quel punto l'impianto scricchiola e ha scricchiolato più di una volta, siamo tornati indietro, abbiamo fatto avanti, siamo tornati, cioè quelle intercettazioni dicono esattamente lo stato di salute di una società. E poi ovviamente quello stato di salute noi ci accorgiamo dei risultati sul campo, dal modo di costruire la squadra, da ciò che emerge, che cos'è effettivamente la Juventus. Cioè la Juventus non è forte come squadra quest'anno, non lo è stata 2 anni fa, ma il pesce puzza dalla testa. E io sta roba, ragazzi, al di là del fatto che Andrea Agnelli lo abbia difeso e credo che sia molto intelligente, però bisogna riconoscere anche delle colpe. Non sempre chi è forte e bravo azzecca tutte le partite, esattamente anche per i presidenti, scelte sbagliate e anche il saper scegliere insomma i collaboratori attorno di un certo grado fa la differenza. Noi abbiamo scelto, ragazzi, della gente, gli abbiamo dato fiducia, Andrea Agnelli ha dato fiducia a gente che probabilmente non era così tanto in grado di sbrogliare certe situazioni o di pianificare sul medio-lungo periodo. Ora, lungi dal me difendere Marotta, secondo me Marotta è uno molto bravo, ma che ti permette di arrivare a un certo punto, poi entrano in testa idee di sostenibilità e di altre mille cose e non consente quel passettino in più. Ci sta anche quel passettino più in avanti, però tutto attorno al passo Ronaldo sono state fatte altre scelte, gli allenatori, abbiamo pagato tutto, a Sarri, ad Allegri, a Pirlo, tutto, tutti gli ingaggi sono stati pagati e quelli mucchio di denaro bruciati, quei soldi nessuno li conta, ma io li conto sempre. Sono state fatte una marea di scelte sul mercato, sulla parte gestionale, continui cambi in dirigenza e che facevano un po' presagire questa roba qua, ragazzi, questa continua indecisione, questa continua mancanza di visione e insomma di unità dirigenziale. Proprio è mancata la dirigenza, perché quelle scelte sono facciamo così, no, facciamo così ed esce una roba ibrida, esce una roba facciamo quella, si accontenta l'uno, si accontenta l'altro, un cerchio alla botte, un colpo al botte, un colpo al cerchio e facciamo un pastrucchio. Questo è quello che è emerso. Cioè le tre scelte, a mio parere, dell'allenatore Sarri, ben voluto da Nedved e Paratici, fine anno, Agnelli incazzato nero per come siamo usciti dalla Champions, via Sarri e Agnelli decide Pirlo, finisce la stagione e poi magari tutti e tre si sono trovati d'accordo su quella scelta, via di nuovo Pirlo, riprendiamo Allegri con magari Paratici che poi è andato via, con Nedved che inizia a storcere il naso, cioè non va bene, cioè le scelte vanno fatte in maniera condivisa almeno su queste cose che sono importanti, perché poi l'allenatore è, tu metti quella persona, devi guidare il gruppo squadra e lo dovrà fare per diversi anni, non per uno.
Boh, non lo so, sono molto deluso da tutta la situazione in realtà, veramente non vedo l'ora che si torni a parlare di pallone, eccetera. Poi altre critiche sono piovute ad Alessandro Del Piero perché potrebbe entrare in società e non si è espresso su Andrea Agnelli. Ora io ragazzi, tornando un po' al discorso politico, se voi siete dei premier, dei potenziali premier di un partito, che magari anche poggiate una certa linea di un premier vecchio che è stato fatto fuori, è una scelta stupida comunicativa dire io sono con lui in questo momento. Si può essere con lui tacitamente, si fa buon viso a cattivo gioco, si entra poi nella parte e a quel punto poi si possono dire determinate cose dopo tempo. Cioè, ovvero Del Piero in questo momento fa bene stare zitto senza dire io stavo con Andrea Agnelli, ho amato, a parte che non credo che abbia amato inizialmente le sue scelte perché è stato fatto fuori proprio da Andrea Agnelli in quella famosa riunione del CDA, però dettagli. Detto ciò, non è che può dire io sono d'accordo con la gestione Andrea Agnelli, oltretutto negli ultimi anni non è stata brillante, oltretutto magari c'è tanto da criticare in questa situazione, in questo momento si brucia. Cioè essenzialmente è una scelta bruciata, in questo momento fa bene essere silente, poi può poggiare la scelta di uno, dell'altro, eccetera. Se sceglie di stare con Andrea Agnelli fa bene a star zitto, entra, una volta che è dentro magari agisce secondo quello che è il suo pensiero e anche ispirandosi magari da Andrea Agnelli su certi aspetti, sugli aspetti positivi, non su quelli negativi. Però in questo momento dire io sto con Agnelli eccetera è una stronzata perché rischia di bruciarsi completamente. Detto ciò, aspettiamo insomma che cosa poi succederà da qui in avanti. Fatto sta che faccio complimenti alla squadra perché al di là di tutto, al di là delle non prestazioni, al di là del fatto che Allegri faccia sempre gli stessi errori, quando le cose vanno male cerca di fare il possibile per farci andare peggio, tipo la squadra sta andando bene, sta amministrando bene l'1-0, perché dobbiamo entrare in modalità cerchiamo di non prenderle e le prendiamo perché non siamo capaci di farla quella fase? Ma facciamoli giocare, facciamoli sfogare, cazzo. Cioè noi siamo una squadra che deve giocare per far gol, non può giocare per non prenderle, perché le prendiamo ogni partita che abbiamo giocato per non prenderle, le abbiamo prese. Punto. Quando abbiamo provato a far qualcosa bene o male, non in maniera perfetta, non tecnicamente eccelsa, eccetera, ma qualcosa l'abbiamo portata a casa. Così ragazzi questa squadra non porta a casa nulla. Quindi il consiglio che darei ad Allegri: fai giocare questa squadra a briglie sciolte, cioè dai una buona fase difensiva, però non dire ah ma cambiamo l'esterno e mettiamo un altro centrocampista in modo che la squadra si abbassi, perché quello è il disastro. Cioè ieri da Fiorentina per culo, per un millimetro e mezzo non ci ha pareggiato, un millimetro e mezzo ci ha salvato. E dai su, tanti pensieri sparsi, dalla politica al collegio del CONI a Del Piero che deve stare muto per entrare, perché è così. Immaginatevi di essere un premier che sta entrando in un partito, ci sono le primarie, è stato fatto fuori il premier prima che magari la pensava esattamente come voi non sposate quella linea, voi ne portate una nuova, magari ispirandovi anche a quello là, ma non direte mai che c'è un collegamento con quello là, perché se quella linea in questo momento è perdente, vi affossate. È comunicazione, e la comunicazione abbiamo visto politica fa anche la differenza in ambito legale a quanto pare, però insomma scopriremo probabilmente un po' più tardi. Poi qualcuno si scandalizzerà, ah che cosa sta dicendo Colpo Gobbo, welcome to Italy, e non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, le cose funzionano così. Ciao.